Oggi sbocciano calamite su Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video primaverile bellissimo e adatto per la festa della mamma. Oggi faremo sbocciare dei fiori coloratissimi e delicatissimi con un polline molto molto particolare. E allora, se siete curiosi, prima di spostarci sul piano da lavoro, cliccate su iscriviti se non siete ancora iscritti al canale, pigiate sulla campanella per non perdere i prossimi video, lasciatemi un pollice in su, una condivisione e spostiamoci sul piano da lavoro per fare sbocciare la nostra creatività. Ed ecco l'occorrente per le nostre calamite, fiorellino mio bambino. E allora io rido, ragazzi, perché sono pazza. Allora, ci occorreranno dei bicchieri e sempre ci occorrerà il colore verde e il colore giallo e poi altri due colori a vostra scelta. La foto del vostro bimbo. Io qui ho una vecchia foto tutta sgarupata di un lavoretto che si era rotto, che ho conservato, e quindi prenderò proprio questa foto di Enzino. Una calamita, un magnete, un paio di forbici, una colla, va bene anche la colla vinilica, ma la colla acetovinilica fa molto prima, poi un piccolo pezzo di acetato. Potete utilizzare anche le vaschette alimentari, quelle con la plastica trasparente. Iniziamo subito. Allora, iniziamo subito con la selezione colore. Io prenderò il fucsia, prenderò il verde e sono indecisa se questo fiore farlo con, ma io ne farò due, se questo fiore farlo con il rosa, quindi rosa e fucsia, o lilla e fucsia. Credo che lo farò lilla e fucsia in video con voi, poi l'altro me lo farò rosa e fucsia e ve lo farò vedere. Iniziamo subito. Come prima cosa, da tutti i fiori eliminiamo il tondino sovrastante e conserviamolo per nuove possibilità di riciclo. A questo punto tagliamo in due, esattamente in due, il bicchiere verde e mettiamo da parte l'altra metà per un altro fiore, mentre tagliamo in sei parti il bicchiere viola uno. Non importa che le parti siano esattamente uguali, fate conto che sul bordo del bicchiere dovrete prendere uno spazio di 3 cm circa. Mentre il bicchiere giallo lo tagliamo ad un'altezza di 4 cm, 3 cm e mezzo, diciamo così, circa, e tagliamo in maniera sfrangiata tutto il bicchiere. Mi raccomando, tagliate sino sia i petali che questa parte qua sino al bordo inferiore, perché sennò il fiorellino non vi risulterà. Tagliamo in tre strisce il mezzo bicchiere verde e dalle tre strisce richiamiamo delle foglie stilizzate facendo la punta ai tre lembi. Prendiamo adesso il bicchiere lilla e, rimanendo all'altezza del bicchiere, arrotondiamo ogni striscetta tagliata, così. Quindi sfruttando tutta l'altezza del bicchiere. Prendiamo adesso il bicchiere fucsia e invece di questo tagliamo tutto il bordo superiore e anche la prima striscetta, quindi facciamo in modo che la rotondatura arrivi a quel punto. Vedete? Così
L'importante è che comunque i petali risultino tutti alti allo stesso modo, eh? Il più è fatto. Adesso prendiamo la nostra foto e centriamo il fondo del bicchiere, dopodiché con una matita tracciamo la circonferenza e ritagliamo la nostra circonferenza. Adesso siamo pronti per costruire il nostro fiorellino. Prendiamo la colla e sporchiamo la base del pezzo verde. Quindi prendiamo il pezzo con la corolla più alta e poggiamola all'interno del pezzo verde. Prendiamo la corolla più bassa, quella fucsia, sporchiamola di colla e inseriamola facendo andare i petali in maniera sfalzata, quindi dove c'è il taglio dei primi due facciamo giungere l'altro e mettiamo quindi la corolla fucsia. Adesso prendiamo il bicchiere giallo, sporchiamolo di colla e inseriamolo all'interno del bicchiere fucsia. A questo punto dobbiamo aprire il nostro bicchiere. Con il pugno mi inserisco all'interno del fiore e con una formula magica che recita bibidi bobidi bu, schiaccio al bu, schiaccio molto molto bene. Quindi rigiro anche dall'altra parte e tiro alla rovescia, così, per piegare fortemente tutti i petali, senza tirare troppo, perché potrebbero staccarsi con troppa forza. Forti ma non eccessivamente. Quello che avremo sarà questo bellissimo fiorellino, al centro del quale andremo ad alloggiare la foto del nostro bel bambino. Fatto questo, io metterò anche una cornicetta, che sarà il bordo del bicchiere, che stringerò a dovere, quindi semplicemente piegandolo tra le dita, così darò la forma del fondo del bicchiere. Quindi prendo la misura, taglio, vediamo se sta, voilà, sì, sta proprio bene. Prendo anche il foglio di acetato che avevo preparato prima, traccio anche su questo, traccio la circonferenza, lo ritaglio, questo serve semplicemente per proteggere la foto nel tempo, lo ritaglio leggermente sbordando, sporco solamente i margini con un po' di colla e lo appiccico al mio fiorellino, voilà. Adesso è il momento di incorniciare il tutto e sapete che vi dico, provandoli mi piace di più metterlo colorato, quindi piego il bordino del bicchiere fucsia, ne sporco il fondo perché è sopraelevato con la colla e lo appiccico a contorno del faccione del mio bimbo. Schiacciamo bene e voilà, è pronta. Adesso sul retro mettiamo la calamita ed ecco qua, bella e pronta la nostra calamita per il frigorifero o per la nostra lavagnetta. E attaccare al frigorifero la lista della spesa non sarà mai stato più gioioso e divertente. Bene, guardate che bel pensierino per la festa della mamma, per Pasqua, per tutte quelle occasioni in cui si vuole far capire alla propria mamma che le si vuole proprio proprio bene. Faccio l'altro fiore, quello con i toni del rosa e del fucsia, e vediamo
quale sarà il più bello. Ed ecco le due alternative, una con la foto del bimbo e una con un messaggio di amore. Ti amo mamma. Due colori diversi per due calamite piene di amore. Scegliete qual è la vostra preferita e regalatela alla vostra mamma per la festa della mamma. Ma anche alla nonna, al nonno, ai nonni. Oppure decorate la vostra cucina con tanti fiori, con tanti messaggi diversi per rallegrare il vostro frigorifero. Vi lascio alle foto e poi ci vediamo dopo che ho ancora qualcosina da dirvi. Che belli i nostri fioroni calamita! Mettete la foto del vostro bimbino o mettete un messaggio carino e il regalo sarà perfetto per ogni mamma. Se questo video vi è piaciuto, pollice in su, condivisione e noi ci vediamo sempre qua per un prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!